¿Cómo imaginas tú que Guataguineiwa hizo la tierra y el estrecho? ¿Cómo imaginas tú que apareció el susurro del viento y el silencio de la nieve? ¿Cómo imaginas tú que el indio se hermanó en el hielo para habitar la pampa? ¿Cómo imaginas tú que el pionero enfrentó el desafío de construir la región? Aquello que imaginas es historia que contaremos. Siamo diretti in Patagonia. Prima di partire ho preso alcuni appunti, eccone una parte. La Patagonia si trova nell'America meridionale, tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. È delimitata verso il polo sud dallo stretto di Magellano, il quale a sua volta la divide dalla Terra del Fuoco. È un territorio immenso, freddo e desolato, pieno di montagne, isole, canali, fiordi e insenature. Una leggenda dice che il Dio, dopo aver creato i cinque continenti principali, starnutì e sputò, dando così origine al mondo del mondo. Il primo a raggiungere questa terra, pochi anni dopo il viaggio di Cristoforo Colombo, fu il fiorentino Amerigo Vespucci, ottimo navigatore e cartografo. Delle sue indicazioni fecero tesoro i successivi esploratori, il primo dei quali fu il portoghese Ferdinando Magellano. Magellano, partito alla ricerca della nuova via per le Indie, approdò nel maggio 1520 presso l'attuale San Giuliano. Appena sbarcato, notò sulla spiaggia enormi impronte lasciate dagli indigeni che battezzò Patagoni, che significa piedi grandi. Venne poi appurato che le spropositate impronte erano originate dai calzari confezionati dagli indigeni con la pelle del guanaco, un animale simile al lama peruviano. Proseguendo il suo viaggio, Magellano imboccò alcuni mesi dopo lo stretto che chiamò di tutti i santi e che è ora denominato Stretto di Magellano. Il 27 novembre 1520 raggiunse il grande oceano che, casualmente in calma in quel momento, chiamò Pacifico. Raggiunse poi le isole Molucche e poi le Filippine, dove rimase ucciso in uno scontro con gli indigeni di Mactan. Dopo un viaggio tempestoso, una sola nave della spedizione, la Victoria, raggiunse la Spagna nel novembre del 1527, con soli 18 superstiti. Fra questi era il vicentino Antonio Pigafetta, che fece ampia relazione di questo primo viaggio di circumnavigazione del globo, viaggio che provava in modo definitivo essere la Terra rotonda e l'America un continente distinto dall'Asia. Per molto tempo inesplorata nel suo interno, la Patagonia fu attraversata da un estremo all'altro verso il 1670, dal gesuita padre Nicola Mascardi, ucciso poi dagli indigeni che voleva evangelizzare. Seguirono quindi numerose esplorazioni, tra le quali molto importanti quelle effettuate dal noto capitano inglese Fitzroy nel periodo dal 1830 al 1836, spedizioni alle quali in un secondo tempo si era unito anche il celebre naturalista Carlo Darwin. Questi, in sintesi, i miei appunti. Tocchiamo il suolo patagonico a Rio Gallegos, la capitale del territorio argentino di Santa Cruz. La città sorge sulla riva destra del fiume omonimo, che lo stesso Magellano intitolò al suo scopritore,
il pilota Vasco Gagliego. Come per ogni città portuale patagonica, qui confluiscono tutte le strade che si inoltrano fino alla cordigliera e che collegano il porto alle estancias, le fattorie sparse nell'interno della pampa. Noleggiato un pulmino, lasciamo Rio Gallegos e ci inoltriamo nella sterminata pampa. Junto alla piedra di Altiero. Al primo impatto con questi sconfinati altipiani, squallidi e desolati, Darwin esclamò: «Questa è una terra maledetta». Ma non è così. La pampa racchiude una sua profonda poesia e sembra appagare l'ansia dello spirito umano, proteso verso spazi infiniti ed orizzonti sconosciuti. Superati i cordoni morenici di Pampa Alta, raggiungiamo Calafate, una piccola e linda borgata sulla sponda del lago argentino dove pernottiamo. Al mattino, raggiunta Punta Bandera, compiamo una escursione sul lago argentino, a bordo di una lancia. È stranamente calmo, non investito dal solito vento ed è solcato da numerosi tempanos, i blocchi di ghiaccio che hanno origine dai ghiacciai che si affacciano sul lago stesso. Entrati nel braccio nord del lago, raggiungiamo il fronte terminale del ventischero Uppsala, il maggiore che possiede la cordigliera nel suo versante orientale. La sua lunghezza può essere calcolata in 30 km, con una larghezza variabile dai 9 ai 12 km.
que en mi tierra me alumbrara con calor. Un altro enorme ghiacciaio, il ventischiero Francesco Moreno, trabocca dalla cordigliera, penetrando nel braccio sud del lago Argentino, dove forma un gigantesco baluardo da una costa all'altra, con pareti a strapiombo sull'acqua che raggiungono i 70-80 metri di altezza. A differenza di quasi tutti i ghiacciai patagonici, che sono costantemente in ritiro, il ventischiero Moreno è in continuo avanzamento. Sulla strada del ritorno siamo ospiti presso i proprietari della Estancia Anita. È consuetudine che a Natale, Capodanno, Pasqua o in altre particolari occasioni gli estancieros della zona si riuniscano ora presso gli uni, ora presso gli altri per un'allegra giornata in compagnia. Questa volta la particolare occasione siamo stati noi. Un incontro affettuoso, cordiale, pieno di calore umano. Sentiamo che alla partenza ci saluteremo con la profonda tristezza di vecchi amici che sanno di non doversi probabilmente mai più incontrare. Secondo il programma, avremmo dovuto procedere ad una ricognizione nella zona del Chiordomaio, passando dal Parco Nazionale del Lago Argentino. Con l'intendiente del parco non ci siamo intesi per niente e visto che il permesso di transito non giungeva mai, eccoci diretti a Porto Natales, in territorio cileno, con l'intento di aggirare l'ostacolo dall'altro versante.
el aire una canción, el mismo viento me ha enseñado lo que soy yo. He conocido el aire, la flor, la pampa, el cerro en cada rincón, la vista sigo buscando el tiempo en cada estación. Ese soy yo, ese soy yo. Tanto el escudo, aunque el infiel desnuda está. Ese soy yo, ese soy yo. Tanto el escudo, aunque el infiel desnuda está. Dopo un viaggio di oltre 300 chilometri raggiungiamo Porto Natales. Il primo nucleo di questo centro abitato venne ufficialmente fondato nel 1899, proprio all'entrata del seno Ultima Esperanza, dal governatore cileno Señoré. In seguito allo sviluppo degli allevamenti ovini e dei relativi commerci, la città ebbe notevole sviluppo, tanto da essere proclamata capitale del territorio, seconda per importanza commerciale e marittima, soltanto a Punta Arenas, situata sullo stretto di Magellano. A pochi chilometri da Porto Natales visitiamo la caverna di Eberard, detta anche del Milodonte. Nella grotta vennero trovati i resti mummificati di un tardigrado sdentato che si ritiene fosse addomesticato dall'uomo preistorico. Furono inoltre trovati i resti dell'uomo e del lavoro umano di qualche milione di anni fa. Riprendendo il nostro viaggio, ci inoltriamo nella zona di Ultima Esperanza, uno dei tre dipartimenti cileni che costituiscono la provincia di Magellano e che tra le regioni andine della Patagonia spicca per bellezza, grandiosità e fertilità del suolo. Parco nazionale del Paine, con le sue vallate incantevoli, le imponenti montagne e le limpide lagune, è una specie di paradiso terrestre pieno di verde, di fiori multicolori e di animali in libertà, particolarmente numerosi i guanachi. Il guanaco, al pari della vigogna, è un erbivoro, lontano cugino dei cammelli e dei dromedari, animale caratteristico del Nuovo Mondo, come il nandù, lo struzzo patagonico. I suoi discendenti domestici più conosciuti sono il lama peruviano e l'alpaca. È la più comune fra le bestie di grossa taglia che vivono in Patagonia e di lui i locali dicono che ha il nitrito del cavallo, la lana della pecora, il dorso del cammello, il passo del cervo e la scaltrezza del demonio. È un animale mite e guardingo che teme molto l'uomo, suo eterno nemico.
Dopo una cinquantina di chilometri ci fermiamo. Con armi e bagagli ci incamminiamo alla volta del lago Grey. È qui che facciamo approfondita e sgradita conoscenza con il vento patagonico. Ci investe con un furioso acquazzone, ci aggredisce con furia selvaggia e quando improvvisamente la pioggia cessa, in un attimo ci asciuga i panni addosso. Una forza incredibile, irresistibile, da far paura. Tutta la zona del Paine ha questa particolarità, è quasi sempre flagellata dal vento, tanto da far dubitare che la montagna ne sia proprio la fabbrica. Incontriamo alcune foreste distrutte dal fuoco e pietrificate dal gelo, che con i loro alberi scheletriti offrono un quadro desolante dell'austera grandiosità del paesaggio. Passata la notte in una piccola capanna, ripartiamo per una breve escursione. La zona è dominata dal più vasto e imponente ghiacciaio della regione di Ultima Esperanza. È la zona alpinisticamente più interessante della Patagonia, dove il Paine erge le sue torri imponenti. Padre Alberto De Agostini, che a lungo esplorò la Patagonia australe, così descrive questa montagna. Il massiccio del Paine è, senza rivali, il più superbo e caratteristico raggruppamento di picchi e di vette che possegga la cordigliera patagonica australe. Interamente isolato dalla cordigliera, si stacca dai contrafforti orientali delle Ande come una formidabile fortezza merlata di torri, di pinnacoli, di corna mostruose, lanciate arditamente verso il cielo. Terminato il nostro giro di esplorazione, piantiamo le nostre tende per la notte, sulla riva di un laghetto che poi scopriremo a nostre spese essere infestato dalle zanzare o altri animaletti del genere, enormi e voraci. Riprendiamo il nostro viaggio verso Levante. Dalla Laguna Azul ammiriamo le torri e lo scudo del Paine. Dopo aver fatto disperatamente fuggire uno spaventatissimo nandù, eccoci a Cerro Guido, proprio nel corso del rodeo, il raduno delle pecore per l'esquila, la tosatura, visto che qui siamo in estate. Una grandissima fonte di ricchezza della Patagonia è la pastorizia,
seconda solo allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi. Si calcola che in Patagonia vi siano non meno di 16 milioni di pecore, e se si tiene conto che una pecora produce in media 3 kg di lana in un anno, si comprende come l'allevamento ovino rappresenti la grande risorsa dell'estanzia magellanica, dovendo aggiungere alla lana la carne congelata ed il cuoio. Ancora nelle orecchie il lamentoso belare, proseguiamo per Punta Arenas, la città più importante della regione per il traffico commerciale e marittimo del suo porto sullo stretto di Magellano. Fondata dai cileni nel 1849, è una fra le città più meridionali del mondo. Qui sorge il monumento all'Indio, e la leggenda vuole che colui che ne tocca il bronzio piede, prima o poi, tornerà in Patagonia. Da Punta Arenas, con un viaggio di 270 km, raggiungiamo Punta Dunquenes, dove vive una numerosa colonia di pinguini. I pinguini popolano i mari australi da oltre 50 milioni di anni, cioè dalle epoche precedenti la formazione della calotta glaciale. I primi navigatori li scambiarono dapprima per uomini appartenenti a chissà mai quale razza. La descrizione più antica dei pinguini pare sia dovuta all'esploratore francese Beaulieu, che nel 1620 li vide all'estremità meridionale dell'Africa e li classificò come una specie di pesci piumati. I pinguini sono invece uccelli inetti al volo e l'errore di quel tempo è giustificabile dal fatto che il pinguino nuota perfettamente, muovendo le ali nell'acqua, come fanno gli altri uccelli nell'aria. Letteralmente vola nell'acqua, suo elemento naturale. Gli ornitologi affermano senza alcun dubbio che i pinguini ebbero origine da uccelli volatori marini, e che probabilmente persero la capacità di volare a mano che aumentava la loro dimensione. Infatti, questi buffi uccelli possono raggiungere da adulti un'altezza variabile dai 70 ai 90 centimetri. Si organizzano in grosse colonie per meglio difendersi. Sono molto socievoli, anche se piuttosto litigiosi e gelosi dei loro diritti territoriali. I pinguini escono con frequenza dall'acqua per riposare e vi rimangono a lungo durante la muta delle penne, il corteggiamento e la cova delle uova. I pinguini sono poco prolifici, il numero dei piccoli allevati è sempre esiguo e il periodo di allevamento molto prolungato. La famiglia è totalmente sulle spalle del maschio. Infatti, non appena deposte le uova, la femmina se ne va a girontolare nei dintorni, in cerca di cibo. Il maschio allora prende in consegna le uova, covandole senza quasi mai allontanarsi dal nido, per paura che le divorino altri uccelli, quali il lecchione becconero o quel brigante polare dello stercorario maggiore. In questo periodo di cova, il maschio quasi non si alimenta,
consumando le riserve di grasso accumulate prima della nidificazione. Schiuse le uova, il maschio continua a prendersi cura dei piccoli e si allontana ben poco da loro, dimostrando un forte istinto protettivo. Le femmine continuano a gironzolare tranquille. I primi ardimentosi esploratori delle isole e dei mari del sud pare avessero un terribile e superstizioso terrore dei pinguini, ma osservandoli giocare con le onde dell'oceano, liberi e giocosi, è difficile non provare per loro una grande tenerezza. L'avventura patagonica finisce qui. A Punta Arenas ho toccato il piede dell'Indio, quindi arrivederci, immensa, misteriosa, magnifica Patagonia, indimenticabile terra.